Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse, dove proveremo insieme la potenza assurda di Broly Oscuro. Quindi andiamo dal robottino che ci permette di fare le battaglie offline e quindi lo proviamo in un 2 contro 2. Vediamo un po' dov'è la nostra bestia, il nostro animale, ed eccolo qua ragazzi, Broly Oscuro. E credo che sia anche più forte infatti rispetto al Broly normale, perché ha più vigore ma meno aura. Comunque, vediamo un po' le mosse. Abbiamo piattino della furia, salsa sanguigna, vabbè, ce l'hanno tutti. Colpo violento gigante, che non mi sembra ce l'abbia l'altro Broly, invece sì. Poi miscelatore oscuro, meteorite gigante, sfera riarsa e meteora esplosiva. Ragazzi, io mi aspetto roba assurda da questo Broly incazzato e malvagio. Come amico in realtà non saprei chi scegliere, sarebbe figo tipo se potessi combattere io da solo contro due nemici. Io oserei mettere magari Appule, va? Così almeno non ci aiuta, dovrebbe essere molto molto debole, per cui siamo a posto. Ragazzi, io ovviamente vorrei combattere contro Goku, però nella sua versione più potente, e spero ragazzi che si trasformerà nel momento in cui dobbiamo combatterlo. E poi voglio anche Vegeta, che tra l'altro ragazzi vedremo davvero a breve in un altro video questo Vegeta oscuro, per cui mi raccomando ragazzi, se volete questi video in cui mostro anche altri personaggi, come ad esempio Goku Super Saiyan 4 e poi anche Vegeta oscuro, superiamo i 1000 mi piace. Poi se arriviamo a 1500 meglio ancora, mi raccomando stupitemi. Quindi scegliamo appunto questa versione cazzuta di Vegeta e direi che possiamo andare. Dove combattere ragazzi in realtà non lo so. Un'idea potrebbe essere al ghiacciaio. Andiamo. Ed eccoli qua. Ragazzi, questo Broly, guardatelo. Cioè davvero, quello di suo già fa paura. Già emette proprio paura. Guardalo. La cattiveria proprio, la malvagità. Ragazzi, allora, ce l'abbiamo miscelatore oscuro, sì. Ha un vigore che è qualcosa di assurdo. L'aura magari è piuttosto standard, ma comunque non è tra le più piccine. Allora, io voglio provare subito salsa sanguigna, vediamo un po'. Non l'ho nemmeno beccato. Però, cioè, voi dovete vedere proprio le proporzioni del nostro nemico, magari rispetto a... del nostro personaggio, scusate, rispetto ai nemici. Cioè, quindi, credo che Broly sia due volte Goku, proprio a livello di grandezza. Quindi andiamo a fare anche piattino della furia, che tra l'altro è una mossa che hanno quasi tutti quelli malvagi. Guardate come lo colpisce. Nonostante ciò però non sembra qualcosa di assurdo, mi aspettavo una mossa molto più potente. Soprattutto quando faccio questo miscelatore oscuro, come vedete appunto lui non può attaccarmi. Vai bro, facciamo tanti teletrasporti, tanto possiamo... Oh, Broly, che cazzo mi stai combinando? Ti vedo un po'... così, in difficoltà. Quindi andiamo a fare la sfera riarsa. Magari ci proteggiamo così. Sì ragazzi, sono riuscito a proteggermi. Ora, non credo di poterla rifare. Quindi andiamo un po' di cattiveria e colpiamo i nostri nemici. Ragazzi, mi stanno distruggendo, guardali. Si mettono a fare combo insieme, ma non è possibile. Ragazzi, se io questa la perdo, ve lo dico da ora, la ripetiamo. Perché io non posso perdere, sono Broly. Allora, mi vado a mettere la capsula di energia, Forse aver scelto un personaggio così debole contro dei nemici così potenti non è stata una grande idea. Comunque andiamo col meteorite gigante e adesso amici vi spacco il culo. Colpisci! Meteorite gigante! Vai così! L'ho colpito? Ma non gli ho fatto nulla! No ragazzi, no, non lo accetto. Che cazzo sta succedendo? Allora mi sposto. Non ho vigore quindi non riesco nemmeno a gestirmi. Andiamo di meteorite gigante per l'ennesima volta. Vediamo se riesco a beccare Goku. Continua a colpire, bro. Ecco, ecco. Adesso incomincia già a fare molto più male, caro mio, vero? Mi sposto e gli vado a fare un altro meteorite gigante. La cattiveria proprio, la malvagità, l'oscurità vera e propria. Questo Broly. Il primo eliminato, ragazzi. Abbiamo pochi secondi per riuscire a sconfiggere anche Goku. Devo solo sperare che lui non vada a curarlo. Adesso andiamo anche un po' di combo, perché lui fino ad ora non se l'è fatte fare. Però... gli vado vicino e lo devasto. Abbiamo circa 30 secondi per distruggerlo, ma credo che saranno più che sufficienti. Quindi continua a colpire, bro. Guardalo Goku. Colpisci. Mamma mia, ragazzi. Allora, poi abbiamo colpo violento gigante. No, dovevo afferrarlo. Ehi, amico, che mi combini? Non mi andare a curare Vegeta, altrimenti mi incazzo. Devastato, guardalo! La faccia di Broly! L'avete vista? Ragazzi, vi metto un piccolo replay per farvi vedere la faccia di Broly. Nel frattempo, quindi, ragazzi, abbiamo vinto...
Questo Broly è davvero potentissimo. In realtà, sono sincero con voi, lo sapete, mi aspettavo qualche mossa potente in più. Però comunque, ragazzi, è forte ed è cazzuto. Ragazzuoli, mi raccomando, superiamo i 1000 ma anche i 1500 mi piace per vedere insieme Goku Super Saiyan di quarto livello, ma anche Vegeta Super Saiyan Oscuro. Saranno potentissimi. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere se volete questi video. Tra l'altro, vedete il primo video che ho pubblicato oggi, ovvero una collaborazione con Sbucci e anche Randy Renna, per cui trovate il video sul canale. E poi vi ricordo che alle 17 arriverà anche un video, ovvero un Q&A. Quindi questa settimana, ragazzi, due Q&A per voi. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. In descrizione trovate il link della mia pagina Facebook, profilo Instagram e anche il mio secondo canale. Seguitemi lì perché è davvero molto importante. Ho anche installato Periscope sul mio dispositivo Android, per cui appunto seguitemi anche lì, magari potrei fare una live a breve. Per cui alla prossima, ciao!